Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare un pochino a parlare di una situazione molto molto importante, che è una situazione riferita ragazzi ovviamente alla nazionale italiana, alla Juve, all'Inter e ovviamente anche ad altri discorsi che però oggi voglio diciamo creare insieme a voi. Sapete che è un periodo un po' strano nel calcio italiano, escono fuori una marea di notizie, un sacco di notizie diverse, però oggi non volevo concentrarmi su quello di cui parliamo, diciamo solitamente, volevo concentrarmi su una cosa relativa alla nazionale. Dici, mette, ma a noi che ce frega della nazionale? No, invece te ne deve fregare, perché dobbiamo parlare di una cosa importantissima che fra pochi secondi ti faccio capire. Quindi fra poco noi ci mettiamo un pochino a parlare di questa cosa piano piano. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante perché se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, vi ricordo che praticamente, raga, non potete mai ricevere video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Oh, allora, quando sono iniziati gli europei, praticamente c'era questo clima mediante il quale tutti volevano che l'Italia vincesse, trionfasse, eccetera, eccetera, perché c'era questo famigerato blocco Inter, no? Questo blocco Inter composto ovviamente da alcuni giocatori dell'Inter, che poi blocco Inter più che blocco, sono 4-5 giocatori, capirai, blocchi è quando ce ne stanno 10, 12, come le Juventus del passato, però blocco Inter, si è parlato di questo blocco Inter, di questi fenomeni del calcio italiano che noi avevamo in nazionale, di questi grandissimi giocatori che dovevano portarci al trionfo di questo famigerato europeo. Eppure noi abbiamo visto, ad esempio, per fare un esempio, nelle primissime partite dell'europeo contro l'Albania, noi abbiamo vinto proprio così per il rotto proprio della cuffia e subito giù a dire che quello è un fenomeno, quell'altro è un fenomeno, quello è come Modena e quell'altro così. Eccetera, con la Spagna hai preso una lezione di calcio, in quel caso di blocco Inter non si è parlato, guarda caso. Si è parlato di tutto tranne che di blocco Inter. In quel caso il blocco Inter non c'era magicamente, tutto pur di non andare contro l'Inter. Capite qual è il discorso? Ma questa è una cosa che io voglio dirvi, un ragionamento che io voglio fare. Tanta gente mi ha scritto e mi ha detto: Matt, ma la nazionale ha visto quello che è successo, insomma, recentemente con la nazionale, con gli europei, tu che opinione hai in proposito? Allora, io credo che negli anni scorsi, in cui la Juventus ha trainato la nazionale letteralmente, perché tesoro mio, europei, mondiali 34-38, europei 68, mondiali 82, mondiali 2006, europeo 2021, ci sono le vittorie dell'Italia con il blocco Juve. C'è sempre stato da 34-38 con i giocatori degli anni 30 del quinquennio Juventus e poi anche dell'82, praticamente era la Juventus, quella in campo al mondiale dell'82, fatta eccezione per Bruno Conti, se non sbaglio, e per un altro giocatore di cui adesso non ho memoria. E poi ovviamente ragazzi c'è stato il 2006 dove la Juve anche ha fornito praticamente la maggior parte dei campioni del mondo all'Italia e poi anche nel 2021 dove il blocco Juve era minore ma ci sono stati giocatori come Chiesa, come Chiellini, come Bonucci, come giocatori del genere che hanno trainato comunque la nazionale. Questo è il blocco di cui la stampa avrebbe dovuto parlare ed esaltare l'identità. Blocco Inter non ci ha fatto vincere niente. Questa è la dimostrazione palese di quello che vi ho detto con quello che è accaduto negli ultimi giorni. Capito? Perciò questa è l'ennesima dimostrazione che questa squadra viene portata sui giornali sempre in maniera conflittuale. Cioè, dell'Inter se deve parlare in qualche modo. Capite? Perché non si può parlare e dire porca miseria, ci sono dei giocatori dell'Inter, no? Così come ci sono giocatori della Juve e altre nazionalità, altre squadre, eccetera, eccetera. Ecco, si parla di questo, si parlava di questo blocco Inter. Alla fine che hai vinto col blocco Inter? Una mazza hai vinto. Perché tu col blocco Inter non hai vinto niente. Ma come? Non erano i giocatori più forti dell'umanità, questa gente qui? Quei genti fuori classe assoluti che sui giornali andavano ad esporsi, andavano a diventare simboli di questa nuova Italia, del bel gioco, di Spalletti, Spalletti e un altro pure. Però
Parliamo anche di Spalletti all'interno di questo video. Là, Spalletti è uno che nella vita ha azzeccato lo scudetto col Napoli facendo una stagione buona. Punto. Voi siete soddisfatti del rendimento dell'Italia agli europei? Io assolutamente no, perché Spalletti ha praticamente errato qualsiasi cosa si potesse fare. Testimonianza del fatto che questi allenatori che hanno queste idee di gioco, tutte rivoluzionarie, alla fine sono tutta fuffa. Capite qual è il discorso? E questa è la dimostrazione palese, perché tu dovevi cambiare molte cose e non l'hai fatto. Ma come? C'era sto blocco Inter clamoroso che avrebbe dovuto farti vincere. C'era sto blocco Inter meraviglioso, composto da giocatori di fama internazionale, di queste persone clamorose, questo talento indomito, meraviglioso, che l'Inter avrebbe potuto, diciamo, mostrare in mezzo al campo, e poi nelle partite però decisive sto blocco Inter, poca roba. Cioè, che segna quella. A me non interessa, alla fine contano i risultati nel calcio, nel mondo del calcio. Qui non siamo. Questo non è un contesto sociale in cui dice, vabbè, non conta solo i risultati. Nel calcio contano i risultati che tu ottieni. Poi, giustamente, bisogna contestualizzare, cioè se la nazionale ci avesse avuto qualche problema in generale, avrei detto, vabbè, raga. Sì, ok, però l'Italia c'ha avuto questo problema, il blocco c'ha avuto questo problema, ma qui non ci sono stati grossi problemi, no? Dovevamo vincere lo sto europeo, come non eravate contenti che i Juventini non erano titolari, che c'era uno Juventino solo titolare, che potevate adesso fare una nazionale più ampia, più giusta in tutto il mondo, ma come, dove sta adesso sta nazionale giusta? Questo gioco spettacolare, questo blocco Inter che doveva dominare il mondo, wow! Sono disarmato. Il blocco Inter. Wow! Raga, che cavolo, questa è una squadrona, eh. Questa è veramente una squadrona. È una squadrona questa qui, eh. Si vede fuori dall'Italia, devo dire, con la maglia dell'Italia addosso nelle competizioni internazionali. Devo dire che i giocatori del blocco Inter hanno veramente fatto tanto. Devo dire, veramente, sono stati proprio, il top. Proprio il top, sti giocatori qua, veramente. Giocatori di classe immensa, assoluta. Meglio del blocco Juve. Meglio del blocco Juve. La differenza è che il blocco Juve ha fatto vincere 5 trofei internazionali. Il blocco Inter manco uno, però siamo là, piano piano. Insomma, quello è. Il livello piano piano si alzerà. Questo blocco, questo meraviglioso mondo Inter. Niente. Ecco, ci siamo. Visti le partite dell'Europeo, a un certo punto a me mi era passata anche la voglia di vederle, ve lo posso dire, semplicemente perché quest'anno io l'Europeo non l'ho sentito tanto. Ti dico la verità, non l'ho sentito, non sono riuscito a percepirlo. Cioè, come se io avessi visto una nazionale che non mi appartiene, come se avessi visto una nazionale. Io, giustamente, l'Italia, mi fa piacere che ci siano i nostri ragazzi, i nostri juventini all'interno, ma ho sentito come se l'Italia non fosse Italia. Come se ci fosse una squadra diversa in campo. Non riconosco l'Italia. 3 anni fa la riconoscevo, perché c'era gente dentro che aveva qualcosa da dire. Quest'anno io non l'ho riconosciuta l'Italia. Non la sento mia al momento. Cioè, forse le cose potrebbero anche cambiare nel futuro. Forse mi adeguo a quello che è il blocco Juve, che sicuramente tornerà in nazionale. Ma per adesso io questa nazionale qua non la sento mia. Cioè, è una nazionale che sento fuori dal contesto, capite qual è il discorso? E quindi mi faccio due domande e dico: ma come? C'era sto blocco enorme dell'Inter che doveva raggiungere il mondo, che doveva vincere tutto adesso? Come abbiamo fatto a perdere noi? Come è stato possibile perdere col blocco Inter e con il bel gioco, ragazzi? Ma col bel gioco non si doveva vincere tutto nel mondo? Porca miseria! Oh, ma quelli bravi avevano detto che col bel gioco si vinceva. Ma raga, abbiamo fatto un europeo clamoroso noi, eh? Il bel gioco ha pagato. E non c'è stata una partita in cui abbia visto l'Italia giocare come si deve. Non c'è stata una partita in cui abbia visto giocare l'Italia come si deve. Però continuiamo a credere alle cavolate, mi raccomando, ai dischemini sulla lavagnetta, ai movimenti e ai disegnini. Magicamente in campo i giocatori diventano fenomeni con i disegnini, capito? Quindi è un discorso che non ha letteralmente senso sotto tutti i punti di vista, ok? Mi auguro che questa situazione sia abbastanza risolta, abbastanza chiara. Voglio conoscere un pochino il vostro parere qual è, cioè voglio sapere da voi in
il vostro modo di pensare su questa cosa, perché secondo me è abbastanza chiaro, no? Questo blocco non c'è. Questo blocco non esiste. Questo blocco è stato perso letteralmente nel nulla. Capite? Che vergogna. Che vergogna.